Buonasera, benvenuti su AP Web Radio. Oggi 31 marzo 2021, sono le 20:31 e qui ad Alcamo ci sono 16 gradi. Gianandrea, lì quant'è la temperatura, bene o male, lì? Benvenuti, bentrovati a tutti, bentrovato Paolo. Ben ritrovato. Qua siamo intorno agli 8-10 gradi. Ho provato a buttare un po' di acqua e poi si è quasi già asciugata, però si prevede pioggia e in parte anche neve in alcune zone, quindi la terra ha bisogno. Era più di 3 mesi probabilmente, no? Che non piove, almeno qua da noi, quindi ci vuole assolutamente, la terra ha bisogno di bere. Tu come stai? Io bene e ti ringrazio per avermelo chiesto e chiaramente ricambio. Tu invece come stai? Direi bene, abbiamo saltato giovedì scorso, quindi nel dubbio che ci potesse essere magari qualche impegno relativamente più importante, quindi abbiamo fatto una piccola pausa e quindi mi è mancato ed è mancato anche a molte persone che mi hanno scritto dove eravamo finiti alla fine. Ed era, noi invece siamo sempre qua, noi siamo come dice la canzone di Vasco Rossi, noi, io sono ancora qua. Ed è bello perché in quella canzone dice io sono ancora qua e io sono essere o avere, è un po' il titolo della serata, della 13ª puntata di Fiore di Loto. Cosa andiamo a fare questa sera? Cosa andiamo a vedere? Andiamo a vedere semplicemente, ma in maniera profonda, quindi come cerchiamo sempre di fare in maniera col sorriso, andare a toccare quelli che sono argomenti importanti per poter stimolare riflessioni importanti, sempre con il sorriso sulle labbra, con la battuta e soprattutto, se là dove è possibile, con le domande che possono o le considerazioni che possono fare le persone che stanno a casa, che intanto abbraccio come faccio sempre e ringrazio. L'invito a condividere questa trasmissione e questa serie di trasmissioni che abbiamo iniziato quest'anno con argomenti molto 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 forti, soprattutto per quanto riguarda il rapporto delle persone con se stesse, e salutiamo anche chi lo vedrà in differita, quindi chi la vedrà registrata, perché ricordiamo che rimane registrato su tutti i profili social che abbiamo. Quindi questa sera il viaggio che affronteremo sarà nello specifico in un gioco, giochiamo con queste due parole, con questi due verbi molto importanti che definiscono e sono sempre presenti e definiscono molto di più di quello che noi crediamo, li utilizziamo per abitudine, ma non ci rendiamo conto quanto possano essere importanti. E andremo in profondità a capire come possono giocare, che ruolo possono giocare nella nostra quotidianità l'essere o l'avere, se sono agli opposti oppure se si compensano e completano, se uno annulla quell'altro o se uno nutre quell'altro. Quindi partiremo proprio dal ruolo che hanno nel nostro linguaggio, ma quello che sarà la parte più bella, credo, di questo viaggio sarà quella di andare a capire come risuonano in noi, quindi quali sono le vibrazioni, qual è l'energia, qual è la finalità che questi due verbi portano nella nostra quotidianità, nel nostro muoverci, nel nostro per scrutare la realtà che tutti i giorni ci relaziona con noi stessi e anche con gli altri, e quindi con il lavoro, con le persone che amiamo, e andremo a cercare delle soluzioni come sempre, perché l'importante soprattutto di questa trasmissione, che è l'obiettivo, è quello di lasciare delle riflessioni e dare delle opportunità di soluzione. Poi ognuno le veste un po' come vuole, quindi a seconda di quello che sente suo lo calza. Quindi abbiamo detto da dove partiamo, abbiamo detto quale sarà il transito del nostro viaggio, abbiamo detto quale sarà la finalità di questa puntata, e allora io credo che a questo punto, se tu sei d'accordo con me,
darei ufficialmente l'avvio alla puntata con la nostra meravigliosa sigla. Eccoci tornati. Bene, allora intanto abbiamo dato anche il tempo tecnico alle persone di collegarsi, di arrivare con i loro tempi, chiaramente, ed è giusto che sia così. Intanto ci siamo goduti la meravigliosa sigla che oramai ci accompagna da... Quante puntate sono in totale, ricordi? Hai fatto il conto? No, dovrei andarle a contare tutte, no? Avremmo toccato la cinquantina? Ma pensi? No, ma le abbiamo anche superate, sì. Perché 13 sono quest'anno, più c'erano quelle dell'anno scorso. Sì. Bene, direi che fra un po' dovremmo prepararci per la centesima puntata. Che... fra un po', diciamo. Sarebbe magari molto bello, un po' utopico, ma molto bello fare la centesima puntata direttamente. Insieme. Ma chi lo sa, chi lo sa. Chi sa dove ci può portare il destino. Va bene, va bene. Allora, io direi che possiamo tranquillamente partire, se sei d'accordo con me, certo. E quindi iniziare a vedere un po' quelli che sono i due verbi. Ho preso un po' di appunti, chiaramente, perché l'argomento, per quanto possa sembrare un po' scontato, nel senso che questi sono verbi che fanno parte del nostro lessico, della nostra maniera di parlare, del nostro linguaggio, però sono molto ricchi. Ho potuto vedere facendo gli approfondimenti, andando alla ricerca di quelle che potessero essere un po' di curiosità, un po' di cose particolari, ho potuto vedere che questi due verbi sono una sorta di contenitore all'interno del quale noi possiamo estrarre di volta in volta quello che ci serve per poter definire un po' meglio quello che siamo. Partirei dal verbo avere. Parto dal verbo avere per un po'. E lo preannuncio un po' per questione di importanza, quindi lascio per secondo il verbo essere perché lo ritengo più importante nella finalità della puntata che stiamo affrontando. Il verbo avere arriva dal latino abere, e quindi avere o portare, quindi è un verbo che definisce anche un movimento, non solo una sorta di possesso. Quindi avere non è solo una cosa, un verbo che definisce una fissità, ma definisce anche un, proprio venendo dal latino, anche un movimento, che è quello di portare. Si può declinare in varie maniere, questa è la cosa interessante, no? Per esempio si può declinare per poter definire un possesso. Per esempio, io ho molti libri. By advertising on YouTube. Definisce anche una quantità. E quindi va a rafforzare, a rinforzare quello che è il concetto che io voglio trasmettere. Quindi è un verbo che completa in qualche maniera. Può essere un verbo che definisce il contenere, definisce l'accogliere. Definisce l'annoverare, per esempio Milano ha molti musei, oppure ha 1,5 milioni di abitanti, quindi definisce un po'
il verbo avere, in questo caso una quantità, un ricevere. Io ho ottenuto un premio, io ho ottenuto una gratificazione, la qualità, io ho occhi scuri. Quindi, come vedi, va a definire quello che è un po' la materia, ma non è finita qui. Può essere nella quantità, può essere espressa con la frase, non so, io ho successo. Definisce l'età. Io ho 57 anni. Definisce sensazioni ed emozioni. L'esempio che ti voglio fare per far capire perché sto citando queste piccole frasi è perché non utilizziamo noi frasi del tipo io sono 57 anni. Io ho 57 anni. Sensazioni o emozioni. Io ho caldo, io ho freddo, io ho paura. Non dico io sono paura, io sono freddo, io sono caldo, tendenzialmente si dice io ho caldo, oppure delle situazioni nelle quali sono, per esempio io ho un problema, io ho un'opportunità, è una frase che mi piace di più e che vorrei fosse sostituita, quindi non più ho un problema ma ho un'opportunità, oppure ho un'esperienza in più rispetto a quello che era il precedente, definisce il tempo. Io ho un'ora libera, io ho un momento nel quale possiamo parlare e le relazioni anche sentimentali. Quindi io ho due figli, io ho un amore e in più, oltre a questo, non le ho volute citare perché diventava più complesso, se no sembra una trasmissione sulla lingua italiana, ci sono anche le locuzioni. Quindi il verbo avere, in questo caso, definisce qualcosa di materiale. Il verbo avere si esprime nella materia. Poi dopo, quando avremo visto anche il verbo essere, e lo andiamo ad affrontare in questo momento, vedremo che cosa li unisce, che cosa li completa. Quali sono i punti di unione tra questi due verbi? Altresì, così come il verbo avere definisce dei punti fermi e quindi dei punti visibili del nostro essere quotidiano, il verbo essere che è dal latino esse, arriva dal latino esse, che vuol dire esistere, vuol dire stare, e come vedi cominciamo già ad avere una differenza. Verbo latino portare, verbo latino anche in questo caso essere stare. E quindi è più statico, esistere. Già la parola esistere definisce un altro campo rispetto a quello che è il verbo avere. E quindi io posso utilizzare il verbo essere per definire il mio stato di essere umano, di esistere, di vivere, di accadere. È la famosa la frase penso, dunque sono, o la frase molto corta io sono, che poi vedremo che è molto presente nelle filosofie religiose, io sono, non io ho. Definisce anche un cessare dall'altra parte di esistere, quindi quando una persona se ne va, cessa di esistere, quindi si dice che, il nonno, per esempio, non è più tra noi. Questo è definisce il fatto che non c'è più una presenza fisica. Ecco che cominciamo a definire la differenza tra essere e avere, tra una presenza fisica e una presenza invece, una presenza spirituale, una presenza emotiva. Caratteristiche e qualità, quando si indica lui è intelligente, oppure il cielo è azzurro. L'identità. Lui è Paolo, io sono Gianandrea. Quindi ritorniamo ancora nel concetto di esistere, lo stare in un luogo. Io sono a casa. Non si dice io ho a casa. Quindi definisce anche un luogo all'interno del quale la mia persona sta. Il trovarsi. Io sono a casa mia, il movimento, io sono in viaggio.
oppure il provenire. Quindi Paolo è di Alcamo, Gianandrea è di Milano, io sono di Milano. Definisce anche delle situazioni impersonali, per esempio è Natale, è primavera, è estate, è notte. Il possesso. Quella penna è mia, questo cellulare è il mio. O anche definisce un destinare e quindi questo regalo è per te. Un'equivalenza. Questo è come quello. Oppure un consistere, cioè qual è il problema, qual è l'opportunità. Come vedi, a differenza del verbo avere, il verbo essere definisce tutta una serie di cose che però non hanno a che vedere con la materialità. È notte, alla fine non ho la possibilità di toccare la notte. Definisce un territorio che è molto più spirituale, se vogliamo entrare di più nella nostra in realtà, nel nostro argomento e nel motivo della nostra serata. Allora andiamo un po' più in profondità. Andiamo a cercare di capire quali sono i ruoli e quindi quali sono i punti anche di contatto tra l'essere avere, che sembrano così differenti, no? Le due immagini che tu hai mandato, quella con l'immagine di Dante Alighieri sull'angolo di destra, indicava due direzioni diverse, quindi essere da una parte, avere dall'altra. Anche l'ultima immagine che hai mandato sono due mani opposte, in direzioni opposte, che innaffiano dei fiori. Il verbo avere, per tutto quello che ci siamo detti finora, si colloca in una dimensione spazio-temporale. Si dice, per esempio, io ho tempo, non si dice io sono tempo. Il verbo avere ha un inizio e una fine. Ecco perché si ragiona nello spazio-temporale. Quindi io ho, e nel momento in cui io ho, possiedo un qualcosa e, come sappiamo, tutte le cose che possono essere materiali hanno un inizio e una fine. È abbastanza logica questa cosa. Ha una scadenza, perché io ho un qualcosa, ma c'è anche il rischio di poterlo perdere, di non poterlo più avere. Quindi l'avere, in qualche modo, si scioglie e si fonde con il tempo e nel tempo. L'avere è dipendente dal tempo, perché io definisco ciò che possiedo attraverso il tempo che io vivo, attraverso il tempo che io ho, posseggo, tocco, condivido. Vedo realtà in quello che ho. Non posso avere un concetto, un'idea. Qua andiamo un po' più nella parte filosofica, perché l'avere è legato essenzialmente alla materia ed essenzialmente al tempo. Quindi avere, in questo caso, per quanto riguarda la trasmissione che stiamo facendo, ha un'energia maschile, l'energia del possesso, l'energia del toccare, l'energia della materia, l'energia bassa della materia, perché la materia sappiamo che, a differenza delle altre energie, è energia condensata. Quindi, col verbo avere, io esprimo materia. Esprimo tempo, esprimo la parte maschile. L'essere invece non ha dimensione, non ha una dimensionalità l'essere. L'essere può essere infinito, non ha uno spazio all'interno del quale viene
definito e viene compresso. L'essere esce dal tempo. Essere è però espressione della dualità con il verbo avere. Quindi viaggiano assieme. Rappresenta il femminile in questo caso l'essere. Io sono. Rappresenta l'essenza. Quando c'è, uso questa un po'. Trasformo un po' questa immagine che stai mandando in quello che sono nell'immagine della creazione della Cappella Sistina. L'uomo ha una presenza all'interno della creazione, ma gli manca l'essere, gli manca l'essenza, e quindi in quella bellissima immagine possiamo vedere la figura femminile che è dietro. Dio che allunga il dito per toccare, per dare la vita a Adamo, e dietro c'è una figura femminile che va a completare l'uomo. Eccola qua, fantastica. Sotto il braccio, se vedi, sotto il braccio di Dio, quello che va verso la parte dietro, insomma, c'è una figura femminile che è in attesa. Gli altri sono tutti cherubini, gli altri sono tutti angioletti, ma lì, eccola lì, che guarda un po' circospetta, perché insomma dice chi è quello lì, chi vuole presentarmi, però sotto il braccio di Dio è presente una donna, lo si vede anche un po' dalla conformazione del viso, che è già nella mente di Dio, e quindi li possiamo identificare come Adamo che ha ed Eva che è. E quindi il maschile e il femminile che a un certo punto si uniscono. Quindi l'essere esprime anche ciò che abbiamo dentro di noi. Nell'espressione dell'essere io posso essere qualcosa, qualcuno di diverso rispetto a quello che ho e che dimostro. Vado ancora più in profondità e spero che, di non perdere le persone per concetti che magari possono sembrare strani, ma adesso questa presentazione era necessaria, questa introduzione era necessaria per poter poi andare a capire dove vogliamo andare a parare. L'io sono è sufficiente a se stesso. Già quando io dico io sono, ho già definito qualcosa. Quando io dico io ho, ci deve essere qualcosa subito dopo che definisce che cosa ho. L'io sono non ha bisogno della domanda che cosa. Questo lo vediamo nella filosofia della religione cattolica, in quella famosa e sempre citata scena di Mosè che, vedendo il rovo infiammato, dice: io devo dire. Perché vado dal faraone? Devo dire al faraone chi mi manda affinché io possa portare via il popolo ebraico. E nel rovo si dice proprio: io sono, virgola, colui che sono. E questo definisce tutto. Quindi la definizione di io sono, che è il nome di Dio, secondo la filosofia anche ebraica, dal quale poi derivano i 72 nomi di Dio, eccolo qua, io sono definisce il tutto. Perché definisce la divinità. E quindi lui dice: è sufficiente che tu dica questo, mi manda io sono, non devi aggiungere altro. Lui non va dicendo io ho il potere di portare via il popolo, dice io sono mandato da io sono. Quindi il verbo essere, inteso come filosofia, e adesso capirete perché faccio questa sottolineatura, non dipende dal tempo. Essere è il tempo stesso. Quindi mentre l'avere ha una crescita e una decrescita, l'avere può essere un arricchimento, ma può essere anche una perdita improvvisa e repentina, l'essere è sempre una crescita in espansione. L'anima è. Il corpo ha,
Il corpo ha una natura fisica, mentre l'anima è. L'anima sappiamo che è eterna. Il corpo invece lo dobbiamo restituire a un certo punto. Il nostro corpo è un pezzo di questa terra che ci viene donato e poi alla terra lo dobbiamo restituire. Tutto questo, quindi tutto questo giro, dove ci deve portare? Ci deve portare a riflettere semplicemente sul fatto che prima di avere, dobbiamo imparare ad essere. Mi spiego ancora meglio. Vado ancora più in profondità. Oggi abbiamo la paura di perdere, di non avere, di cerchiamo, no? Cerchiamo di avere la macchina bella, di avere il conto ricco in banca, di avere anche magari delle piccole cose però che ci possono dare soddisfazione. Quindi viviamo in un mondo materiale e quello che ci serve per mangiare, per vivere, è il possesso, no? E quindi c'è un po' anche dovuto a questa immagine dei social e a questa società che poi è sempre in prima linea, è sempre sotto gli occhi di tutti, ci invita ad avere il più possibile. Ci dimentichiamo dell'essere. Nel momento in cui io sono, ho anche la possibilità di avere. Non sono due situazioni distinte, sono due situazioni complementari, però partono tutto da un lavoro introspettivo. Devo costruire l'essere, devo avere chiaro principalmente chi voglio essere o cosa voglio essere, perché questo di conseguenza mi dà la possibilità dell'avere. Oggi che siamo in situazioni dove sembra che la povertà bussi sempre, o la mancanza bussi sempre alla nostra porta, sia sempre lì pronta. Dobbiamo iniziare a costruire ciò che veramente noi siamo. Ognuno di noi ha dei talenti innati. Siamo tutti talentuosi. E attraverso questi talenti noi possiamo iniziare a esprimere l'essere. In realtà facciamo un percorso contrario, noi vogliamo avere, quindi nel possesso ci sentiamo realizzati, quindi ci sentiamo di poter essere. Ma conosciamo tanta gente che si è persa nel potere dell'avere perché non aveva costruito l'essere. Essere è la ricchezza più grande che abbiamo. Io prima ho definito l'essere senza tempo. Il tempo definisce il nostro passaggio su questa terra. Ma se io sono, probabilmente, sicuramente, rimango eterno su questa terra. Lo hanno dimostrato, lo dimostrano gli artisti di un certo calibro, chiaramente, lo dimostrano i musicisti di un certo calibro, perché loro sono e sono stati. E hanno puntato molto su ciò che volevano essere dei pittori di successo, volevano essere dei musicisti di successo, volevano essere degli scultori di successo, e hanno lavorato sull'essere, non hanno lavorato sull'avere. La maggior parte degli uomini di successo lavorano su ciò che vogliono diventare, non su ciò che vogliono avere. La grande differenza tra persone di successo e persone che invece fanno fatica, che vivono un po' di mancanza, è che prima si pensa ad avere e poi ad essere. Invece l'essere, il verbo essere, costruisce la personalità. Alle volte io sento dire, definire, no? Attraverso il lavoro quello che si è in realtà, non, così come i voti a scuola non definiscono. Se una persona, se uno scolaro è un alunno è o non è intelligente, possono definire in quel momento se un alunno è o non è preparato. Così, quando io sento dire io sono un avvocato, sorrido, perché tu fai l'avvocato. Tu sei, se vuoi, molto di più.
Io faccio l'avvocato per cui questo mi permette di guadagnare da vivere. Ma in realtà, e questa è la domanda che fa più paura a tutti, tu chi sei? Questa domanda noi non ce la facciamo mai. Perché anche, come ho spiegato prima, la frase io sono, che definisce il nostro contatto con la divinità che c'è in noi, perché abbiamo una piccola luce di divinità in noi, essendo stati fatti, come si dice nella Bibbia, a somiglianza di Dio. Bene, dovremmo accendere molto di più quella luce, perché questo ci dà la possibilità di andare oltre il limite dell'avere. Io ho un corpo e il corpo mi limita nei movimenti. Mi limita nello spazio che c'è intorno a me. Il corpo è dipendente dal tempo. Lo sviluppo nel tempo lo porta a crescere e poi a invecchiare. Ma quello che io sono in realtà non cambia mai e ha una crescita esponenziale. Io vedevo ieri sera la premiazione che è stata fatta a quel giornalista che si è sempre occupato di musica, Mollica, che ha intervistato tutti i cantanti italiani, gli è stato dato il premio giornalistico, un premio di giornalismo. E la sua testa, la sua maniera di parlare non aveva nulla a che vedere col suo corpo. Ciò che lui è dentro di sé va oltre quello che lui ha come corpo. Maria Felice, ben arrivata e ben trovata e ti ringrazio perché sei sempre presente e partecipe. Siamo piena luce e dobbiamo concentrarci su questo proprio perché questo periodo è particolare ed è di trasformazione ed è assolutamente vero. Allora, diciamo che la nostra vita è una trasformazione. Ciao Rosa, un saluto anche a te. È di trasformazione continua, la nostra vita è una trasformazione continua. Lo uso dire che noi non siamo quello che eravamo neanche 5 minuti fa. Quindi è in continua trasformazione. Dipende la trasformazione in atto, dipende da dove noi la direzioniamo, perché noi direzioniamo le nostre energie. Quindi dovremmo capire che prima di tutto è importante essere. Perché l'essere, che è l'energia femminile, che è l'energia creativa, la donna sappiamo che ha il potere di creare, ci dà l'opportunità poi di avere. Io sono padre perché una persona mi ha dato dei figli. Quindi, se avessi voluto essere padre senza una donna, probabilmente non ci sarei riuscito. Anzi, sicuramente non ci sarei riuscito perché ancora c'è un po' di difficoltà nel procreare in assenza di una donna. Quindi il femminile è di supporto al maschile, questo lo sappiamo. E quindi l'essere è di supporto all'avere. Sono due aspetti che si completano l'uno con l'altro. Se io fossi e basta, e quindi esprimessi tutto quello che riesco a essere, ma non lo finalizzassi a nulla, potrei essere un contenitore di informazioni, sicuramente sì, ma probabilmente non avrei di che mangiare. Invece, se io sono e comincio a lavorare su ciò che sono, chi sono io esattamente. Qui tocca tre aspetti: identità, cultura e appartenenza, che sono di antropologia in buona sostanza. Però possiamo andare oltre anche questa definizione di chi sono io, andando a cercare qual è il mio ruolo, qual è il ruolo della mia anima. Quindi, che cosa sono pronto a fare? Perché è una costruzione quello dell'io sono. Costruisco la mia identità ogni giorno.
attraverso l'introspezione. Torniamo sempre a tutte quelle che sono le puntate precedenti. Se io capisco chi sono, posso essere la migliore versione di me stesso. E nel momento in cui io sono la migliore versione di me stesso e quindi conosco i miei talenti, vi garantisco che posso avere ciò che voglio. Siamo educati, no? Invece al contrario, lo si vede alle volte anche dai bambini che sono all'asilo, questo è mio, questo è mio, questo è mio. Quindi il senso di proprietà. Nessuno spiega al bambino che questo è mio termina nel momento in cui l'asilo chiude e quindi i giocattoli vanno lasciati lì. Quindi il possesso è legato a un tempo. Ma ciò che io sono è sempre presente in me, ovunque io sia, ovunque io vada. L'io sono, che definisce anche la mia personalità, mi accompagna nelle relazioni con le persone. Se io sono antipatico, lo sarò in Italia, lo sarò in Svizzera, lo sarò in Turchia, lo sarò ovunque nel mondo, in Australia. La vera essenza, l'io sono, esprime la vera essenza e non per niente in quel quadro che abbiamo visto prima è rappresentato di fianco a Dio, di fianco alla divinità. Quindi la vera essenza, l'io sono, ci mette in contatto direttamente con il divino. Adamo è costruito, se vogliamo chiaramente citare un po' quelle che sono l'iconografia, no? della religione cattolica. Adamo è costruito con il fango, è terra, è polvere. Non ha nulla a che vedere con il contatto diretto con il divino. E invece l'essere, la parte femminile, è in contatto diretto col divino, la parte creativa, cioè nella stessa posizione nella quale si trova Dio creatore, si trova anche la parte femminile, la dea creatrice. Non per altro le prime religioni, di cui si ha notizia, sono religioni che adoravano la dea Venere o delle rappresentazioni della dea Venere. Perché il femminile è quello creativo, anche nella nostra parte, nella nostra quotidianità. La nostra parte femminile è quella più creativa. La parte maschile è quella che fa. Quindi è importante iniziare a chiederci chi siamo, a definire ciò che vogliamo essere, ciò che vogliamo diventare. Perché nel momento in cui la parte creativa, il nostro essere, decide di essere, la parte maschile, l'avere, non deve far altro che eseguire. Nel momento in cui è stato pensato l'universo, e quindi è passato attraverso un pensiero, l'universo si è palesato. Tra i due, l'importanza maggiore ce l'ha l'essere. E quindi la ricerca introspettiva che dobbiamo fare è quello dell'essere, per poi avere. Strutturarci per essere, per poi avere. Quando consiglio come iniziare la giornata, consiglio sempre di esprimere ciò che io sono, ciò che io voglio essere in quella giornata. Quindi la mattina quando apro gli occhi, a seconda di quello che devo fare, io inizio a dire io sono gioioso, io sono rassicurante, io sono amorevole. Perché essere dà una forza incredibile a tutto quello che noi poi andiamo a fare. Il nostro corpo, la nostra forza, la nostra energia segue il pensiero. E se il pensiero dice io sono gioioso, sicuramente l'energia si sposta sul mio viso e compare un sorriso. Io sono rilassante, se devo incontrare
qualcuno che deve fare delle regressioni, che deve fare delle meditazioni guidate, che deve affrontare le sue paure, se io non mi dico io sono rilassante, è facile che possa arrivare con i miei problemi o i miei pensieri. Se io penso io sono rassicurante, anche il mio tono della voce inizia a cambiare. Quindi cosa c'è di complicato nell'essere nulla? Semplicemente ricordarsi la mattina, quando ci si sveglia, di definire ciò che siamo. L'universo è lì che ci chiede, ma tu chi sei? Io ogni mattina nasco di nuovo. Questo ciclo di vita lungo, che noi definiamo tra il momento della nascita, del parto, al momento del rilascio di questo corpo e quindi dal passaggio oltre, in realtà avviene tutti i giorni. Quando io chiudo gli occhi e dormo, è come se morissi, c'è un momento di stacco che è la notte, per poi rinascere la mattina dopo. Allora quando rinasco io ho la possibilità di essere qualcosa di diverso. Se mi porto dietro i pensieri e le preoccupazioni del giorno prima, sarò di nuovo nei pensieri e nelle preoccupazioni del giorno prima. I pensieri e le preoccupazioni non se ne vanno. È l'energia con le quali le affronto. E come dice questa immagine, caro Paolo, che stai mettendo, che hai messo sullo schermo, io sono ci libera dalle catene della paura della materia. Quando io definisco chi sono, ho la possibilità di vedere veramente tutto un altro panorama. E quindi aprire le braccia, come sta facendo in questa immagine questa ragazza all'alba, e non tutti, molti però so che si svegliano all'alba per andare a lavorare, non tutti però, svegliarsi all'alba e dichiarare all'universo ciò che io sono è fondamentale. Avere è solo una realizzazione di ciò che sono, quindi è solo un esecutore. Quando io posseggo, ho eseguito bene il mio compito. Quando io ho una specializzazione, una laurea, quando io ho un diploma, è perché ho studiato bene. Perché io sono un bravo studente. Quindi definisco prima nella mente, nel pensiero, ciò che voglio essere. Ed è la difficoltà maggiore. Anche se, lo sottolineo di nuovo e lo condivido di nuovo con voi, il definire fin dal primo mattino ciò che io voglio essere è sicuramente la formula migliore per poi poter ottenere. C'è solo da provare. Quindi, in buona sostanza, poi vediamo se c'è qualche domanda o se c'è bisogno di qualche approfondimento, qualche chiarimento, perché l'ho detto che è un argomento abbastanza importante, è abbastanza ricco anche. Ciò che dobbiamo fare quando rientriamo in questo mondo, quindi quando ci svegliamo la mattina, è decidere come vuole essere la nostra giornata, come vogliamo spendere questi 32.800 minuti della giornata, secondi, quelli che sono della giornata, che ci vengono donati. E quindi iniziare con l'essere, ritornare ad essere per poi iniziare a costruire il nostro avere. Aprire le ali, giustamente Maria Felice, iniziare a volare verso la giusta direzione. La decidiamo noi qual è la direzione verso la quale vogliamo. Ed è importante dichiararlo. Perché la nostra mente è semplicemente un'esecutrice. Si diceva la mente, mente. Perché fa un po' quello che vogliamo noi. Se io la mattina mi sveglio, il primo pensiero, io sono sfortunato, io sono convinto che in quella giornata accadrà tutta una serie di cose che ci daranno ragione. Ma se io provo a svegliarmi la mattina e dicendo io sono una persona estremamente fortunata, qualsiasi cosa che capiti è per il mio massimo bene, probabilmente qualsiasi cosa che capiterà sarà per il mio massimo bene. Cosa voglio essere? Questa è la base dell'inizio delle nostre giornate per ogni giorno che ci è concesso stare in questo mondo. Definire che cosa voglio essere.
E questo ci dà l'energia per poter affrontare la giornata. Io sono una persona positiva e io me lo dico tutte le mattine. Poi anch'io sono un essere umano, quindi ho i miei alti e i miei bassi. Però li affronto in maniera diversa se io parto dal presupposto che sono una persona felice. Questo bambino può dire io sono un pilota. Cosa glielo impedisce di proiettare il suo desiderio di volare semplicemente attraverso un atteggiamento? Ed è questo il segreto attraverso il quale i bambini affrontano le loro giornate. Il bambino è difficile che dica io ho. Il bambino dice io sono e interpretano ciò che sono. Noi facciamo una gran fatica a interpretare ciò che siamo, perché ce lo perdiamo per strada, perché ci dobbiamo adattare, ci dobbiamo adeguare a ciò che avviene. Utilizziamo molto di più la logica e la ragione rispetto a quello che fanno i bambini si buttano. Anche questa immagine di questa ragazza non si è fermata alle apparenze o a quello che la vita le ha tolto, ha cercato di diventare ciò che voleva diventare e probabilmente col lavoro duro è riuscita ad essere ciò che voleva essere, quindi una campionessa, credo che sia. Io mi riferisco a quella campionessa paraolimpica di scherma, che non si è fermata sulla paura, sul fatto di non avere, è andata oltre. La campionessa paraolimpica di scherma è quella ragazza alla quale mancano, credo, o tutte e due o una delle due braccia. Non si è fermata a dire io non ho. Io sono. Ogni campione, nel proprio piccolo, anche nelle nostre mura di casa, nel momento in cui ha la convinzione di essere, può fare qualsiasi cosa. Quindi è il verbo essere che comanda, eccola qua. Eccola qua. Quindi il verbo essere che comanda. Lei è una campionessa, ma lei lo è prima di vincere la medaglia d'oro. Questo è il segreto. Lei non dice ho la medaglia d'oro per cui sono una campionessa. Cerco di banalizzare questo concetto perché sono concetti molto importanti, ve lo posso garantire, perché definiscono proprio la vostra vita anche da domani mattina. Per essere un campione, in qualsiasi cosa, anche nel cucinare una pasta col pomodoro, bisogna prima dire io sono assolutamente capace di preparare la pasta col pomodoro e farò la pasta col pomodoro migliore del mondo, la più buona che mi sia mai capitata di fare fino adesso. I monaci buddisti cantano di fronte ai loro piatti e i loro piatti prendono e assorbono delle energie meravigliose e sono molto buoni. Chi rimane concentrato in cucina sul proprio piatto fa dei piatti meravigliosi. I cuochi che hanno un certo spessore, inteso cuochi sia di casa che anche quelli un po' più importanti, sono completamente concentrati in quello che fanno. Perché sanno di potere. Questa ragazza, nel massimo dell'espressione di quello che è, non ha badato a quello che ha. Perché sennò avrebbe visto delle mancanze, non ha visto la mancanza, ha visto quello che è. Quindi iniziare la giornata con io sono e mettere tutte le cose positive, gratificanti, incentivanti che ci possono essere, ci porta a diventare veramente ciò che siamo, come un bambino che interpreta. Guardate l'attenzione e la tensione anche di questo cuoco che guarnisce i suoi piatti. E sono tutte espressioni d'amore, se guardate, perché alla fine quello è. Quell'essere che è sotto il braccio di Dio nell'immagine della creazione, alla fine è amore. È l'essenza dell'amore. Perché l'amore non è definibile, l'amore non è materiale. Lo sappiamo molto bene. L'amore non è rappresentato da una quantità fisica, toccabile. L'amore
è sentimento. L'amore che rappresenta la creazione è un qualcosa che non è misurabile. E infatti l'amore è infinito. Il nostro essere è infinito. Non è mai troppo tardi per cominciare a costruire ciò che vogliamo essere. Perché le cose cambiano in maniera rapida. Se essere non è legato al tempo, io posso essere in qualsiasi momento, anche fino all'ultimo secondo della mia vita. L'ultimo secondo della mia vita non definisce ciò che opero, perché ciò che ho, l'ultimo minuto, l'ultimo secondo della mia vita, lo perdo tutto. Il secondo dopo l'ho già perso. Ma ciò che veramente sono, e questo lo sanno le persone che fanno percorsi spirituali, percorsi di crescita personale, ciò che io costruisco nell'essere, è per quello che io dico che i soldi impegnati, ma lo dico per esperienza personale, impegnati nella propria crescita personale, sono i migliori. Perché essere è un qualcosa che ci portiamo avanti, anche per chi ci crede nelle vite successive. Quando faccio le regressioni alle vite passate, vado a toccare quello che siamo stati nelle vite passate, non quello che abbiamo avuto. Quando andiamo a lavorare sulle regressioni alle vite passate, andiamo a lavorare su ciò che siamo stati, non su quello che abbiamo posseduto. E ciò che siamo stati ha definito vita dopo vita, per chi ci crede nelle vite passate, ma anche in questa vita, ciò che siamo stati nell'infanzia, ciò che siamo stati nell'adolescenza, definisce ciò che siamo adesso. E quello che siamo adesso, che crediamo di essere adesso, che pensiamo di noi in questo momento, definirà quello che saremo domani. Allora possiamo veramente giocare col tempo e definire oggi quello che diventeremo domani. Definire oggi quello che sarà di noi domani. Chi voglio essere domani? Cosa voglio essere domani? Non cosa voglio avere. È la qualità della vita che porta alla quantità. Questa è una regola dell'universo. Se io ho qualità, posso portare quantità nella mia vita. Se io non ho qualità, se io non sono, tutto ciò che posso avere lo perdo in un attimo, in un soffio. Quindi la riflessione di questa sera, e poi Paolo, vediamo se c'è, perché ho visto che siamo abbastanza a ridosso più o meno della chiusura, insomma, però poi noi ogni tanto sforiamo, andremo a vedere se c'è qualche domanda, qualche riflessione. Quindi l'invito di questa sera è lavorare su se stessi, è investire del tempo su essere, definire chi siamo, definire chi vogliamo essere, costruire in funzione di quello. Cosa voglio fare da grande? Oggi il grande è una definizione un po' così aleatoria, no? Anch'io mi chiedo ogni tanto che cosa voglio fare da grande. Qualcuno mi dice sei già grande, in realtà penso di no. Magari sarò grande nel momento in cui mi troverò a non poter fare più nulla, a non poter più sognare, a non poter più esprimere i miei pensieri e non poter più avere i mezzi per realizzare i miei sogni. Fino a che posso, sogno. E nel sogno io esprimo il mio essere. Io sogno pensando a ciò che voglio essere. E ciò che voglio essere costruisce ciò che ho. Ciò che voglio essere, ciò che io sono, definisce il mio corpo, la mia salute, i miei pensieri, le mie azioni e di conseguenza tutto quello che andrò ad avere sarà una semplice costruzione e creazione dell'essere. Ed ecco allora che siamo tornati a chiudere il cerchio, dove essere è energia femminile, energia creativa, avere è energia fattiva, energia maschile, l'energia della costruzione. Uno sostiene quell'altro, uno è importante per quell'altro, ma se dobbiamo dare un inizio, iniziamo a essere.
a essere la parte migliore di noi stessi per noi stessi, ad essere in equilibrio con noi stessi, ad essere le persone migliori verso gli affetti che ci circondano, ad essere i vicini migliori, magari, se abbiamo dei vicini di casa, ad essere gli amici migliori, ad essere i compagni migliori. Cominciamo a definire ciò che vogliamo che la parte maschile realizzi. Quindi chi siamo e cosa vogliamo ottenere da questa domanda. Paolo. Sono qua, Gianandrea, non vado via, stai tranquillo. Ti cerco di venirti dietro. Vedo. Sapendo, e lo possiamo dire, che in realtà anche le immagini non sono tu. Io vado in queste serate un po' a braccio, prendo degli appunti per poter riflettere, ma poi le riflessioni, la maggior parte delle riflessioni che vengono fatte sugli appunti che prendo sono del momento. Quindi nascono da quelle che è l'energia un po' anche di questa trasmissione. Aprire le ali, iniziare a volare verso la giusta direzione, sì, Maria Felice, sì, l'avevamo visto questo qua prima, ne sono convinta. La positività aiuta ad attirare energia positiva. Esattamente questo, cioè, grazie a te, Ader, quello che definiamo con io sono attira ciò che io definisco. Quindi, se io dico io sono sfortunato, attiro sfortuna. Questa è la legge dell'attrazione, ma è una legge universale, una legge di base, è quella sulla quale molte persone, molti scrittori americani hanno fatto il loro successo, la legge dell'attrazione. Il definire ciò che io sono definisce già come possibilmente andranno le cose, ma mi mette nelle condizioni che se anche le cose non andassero come è previsto, avrei l'energia per affrontarle. Torna tutto, Paolo, che dici? Io devo confidarti che mi hai fatto emozionare un 3-4 passaggi questa sera. E meno male che non ero in diretta perché si sarebbe visto che mi sono soffiato il naso più di una volta. E non è Covid, cioè è proprio emozione pura. Vibrazioni, vibrazioni, essere, essere. È il dilemma assoluto, come avere. Io non posso aggiungere nulla stasera. Io mi tengo per me tutto. Le mie opinioni questa sera e ne faccio tesoro e mi riempio delle tue parole. Ti ringrazio. L'esempio pratico che posso fare è che tu, nel momento in cui hai deciso di essere una persona, che voleva realizzare ciò che hai realizzato, prima lo sei stato, ti chiedo conferma di questo, e poi in quel momento hai deciso come fare per avere quel microfono, per avere quello studio, per avere quegli strumenti. Ma prima hai iniziato ad essere ciò che ogni volta stai diventando. In realtà è in parte vero, perché quando ho deciso di fare questa cosa, intanto io non l'ho fatto con l'obiettivo di essere una cosa mia, io l'ho fatto con l'obiettivo di aiutare un'altra persona. E l'ho fatto veramente senza nessun interesse, tanto è vero che inizialmente per aiutare questa persona ho fatto degli investimenti io di tasca mia, pur volendo aiutare un'altra persona. Poi, mano a mano, il tutto ha cominciato ad avere un'interazione con me e ho cominciato a capire che in realtà potevo essere diverso. E ho sposato questa strada in realtà, perché è proprio un matrimonio a tutti gli effetti, perché ci sono momenti di gioia, ci sono momenti di difficoltà, ci sono momenti in cui uno deve prendere una decisione e il problema è che non sa quale direzione prendere. Solo che se io continuo ad essere, è una cosa straordinaria il fatto che se tu sei e lo sei
fortemente a prescindere da tutto, è come se le strade si aprissero da sole. Cioè, un impedimento diventa una opportunità. Ed è una cosa incredibile. Cioè, se non si prova questa cosa, non ci si può credere, perché con chi ne parlo mi dice: no, non è possibile, ma che dici, è una scelta tua. Probabilmente è una scelta mia, però è inconsapevole. Cioè, l'unica scelta che io faccio è quella di essere, non di avere, ma di essere. Poi, straordinariamente, quello che posseggo adesso mi è arrivato, ma mi è arrivato dagli altri. Fino a oggi pomeriggio una persona mi ha detto: hai fatto un lavoro straordinario, tieni qua un contributo. E io ho detto: io il lavoro l'ho fatto non per il contributo, io il lavoro l'ho fatto perché volevo essere quel lavoro. Io volevo farlo, non perché volevo compiacere te, né tantomeno perché volevo compiacere nessuno. In realtà volevo soltanto realizzare me stesso in quel piccolo lavoro, che potrebbe essere stato soltanto 3 minuti di lavoro, una grafica, una sigla. E tu lo sai, tu mi hai commissionato una sigla, 2 sigle, io l'ho fatto, ma l'ho fatto perché io volevo essere quella sigla. È come se io, dandoti quella sigla, ti ho dato un pezzettino di me. Esatto. È così. A prescindere, a me non interessa il dopo, mi interessa l'istante in cui sono. Stop, basta. Poi il dopo potrò avere dei giovamenti, come potrò avere anche delle difficoltà, ma non tutte le difficoltà vengono in realtà per metterti in difficoltà. Cioè, nel senso, ci sono dei percorsi che, se tu sbagli a prendere quel percorso, qualcuno te lo deve dire che stai sbagliando. E chi te lo dice? Te lo dice il percorso, dice: guarda che di qua è sbagliata la strada, devi prendere di là. Allora tu che fai? Provi e dici: ok, se hai chiaramente le orecchie aperte, gli occhi aperti, e hai la percezione di quello che succede, quindi se hai e tu poi tutto gira là, va a finire là, è un boomerang. Assolutamente sì. Io potevo avere i miliardi. Se io avessi avuto miliardi, Gian Andrea, e avrei avuto la possibilità di comprare lo studio, che ne so, di Canale 5 o Italia 1, io e tu possibilmente non ci saremmo mai incontrati. Come possibilmente a Più Web Radio non avrebbe avuto 51.000 persone che la seguono. Ma infatti questo è che voglio trasmettere un po' in chiusura, e che è quello che hai detto tu. La presenza mentale, della quale parliamo spesso, non è nient'altro che essere in ciò che si fa. E se tu sei in ciò che fai, tutto ciò che fai diventa magico. E nella magia di tutto ciò che fai, perché tu sei in quello, tu sei un pezzo di cui in quello metti un pezzo di te stesso, poi hai delle soddisfazioni, hai dei ritorni, hai dei complimenti, hai delle realizzazioni, ma prima sei quello che fai e poi hai di conseguenza. Quindi sono due, questo è il senso delle cose, sono due momenti che si completano. E allora lo stimolo è proprio quello. E questa è un po' la chiusura che vorrei fare. Essere in ciò che facciamo. La presenza mentale della quale si sente tanto parlare, essere nel qui e ora, è semplicemente essere in ciò che stiamo facendo. Cito sempre di quel meraviglioso libro di Osho, quello che dice: quando abbracci, diventa l'abbraccio. Quella è magia pura. Quando accarezzi, diventa la carezza. Quando baci, diventa il bacio. Quella è la magia della vita. Altra io non ne conosco. L'altro è solo un tirare a campare, come si dice.
Direi che con questo possiamo salutare i nostri amici e Sì, mandarli a mangiare, certo. che non hanno ancora cenato. E se non hanno ancora cenato, l'invito è questo: ogni boccone che fate, siate in quel boccone. E io sono convinto che i sapori saranno completamente diversi. Godiamoci ogni piccolo momento di questa meravigliosa vita. Che ogni tanto ci stupisce, che ogni tanto ci travolge, qualche volta ci stravolge, ma cerchiamo di esserci in pieno dentro, perché se riusciamo veramente nella magia di essere ciò che facciamo, o di essere in ciò che facciamo, non vivremo mai di mancanza. Caro Paolo, se non hai niente da aggiungere, io abbraccerei e saluterei tutti coloro che ci hanno fatto compagnia, uno per uno. Li rimando a giovedì prossimo. Invito alla condivisione, perché questo comunque, che sembri una semplice chiacchierata, è un progetto di condivisione importante, dove ognuno di noi dona il suo tempo per poter dare un supporto. Oh, c'è anche Leo che per un po' di sera è mancato. Oh, ciao Leo. E quindi è un progetto importante, anche se lo facciamo col sorriso e lo portiamo entrambi con una certa leggerezza, ma non superficialità. Quindi provateci, da domani mattina dichiarate chi siete all'universo e da questa sera qualsiasi cosa facciate, siate ciò che state facendo. E con questo auguro a tutti una splendida serata. Namaste. Sigla. Grazie Sigla. Paolo, anche a te.